amici di Francamente, bentornati. Questa sarà una puntata speciale perché tra poco scoprirete con me in studio un ospite, un atleta, una campionessa di bodybuilding. È con noi Noemi Marino, che ringrazio per aver accettato l'invito, che ha vinto di recente il titolo di campionessa internazionale Federazione UABBA Bikini Juniores. Esatto. Ecco qua, ce lo siamo preparati in modo da evitare errori. Allora, Noemi, questa gara, tu hai vinto anche una medaglia, ce l'hai al collo. Esatto, eccola. Raccontaci un po' di questa competizione e anche come sei arrivata a fare il bodybuilding, che è una disciplina, diciamo così, nell'immaginario collettivo maschile. Esatto. Allora, la competizione è stata un mix di emozioni che neanche io mi aspettavo di provare. Mi è sempre stata raccontata o l'ho vista tramite social, più che altro mi è stata sempre raccontata da mio padre, in quanto lui è colui che mi ha fatto innamorare di tutto ciò. Però stare lì su quel palco è un qualcosa di inspiegabile, cioè si provano emozioni, ti senti protagonista, ti senti sicura di te stessa e ti senti invincibile, cioè ci sei solo tu e nessun altro, nonostante ci siano altre mille persone che ti guardano e altri che ti giudicano, quindi bellissimo, lo rifarei altre milioni di volte nonostante i sacrifici veri che si devono fare. Come è nata? È nata in primis da mio padre, che sì, mi ha fatto innamorare di tutto ciò. Diciamo che io sono nata in una sala pesi, mi portava da quando ero piccola, lui si allenava, io lo guardavo, lui mangiava sano e io mangiavo sano con lui. Diciamo che anche in casa non esistevano quei cibi super grassosi, super calorici che magari ci sono nelle famiglie tradizionali. E anche il sabato uno sgarro era una pizza margherita con una coca zero, quindi sono stata abituata a questi ritmi fit, insomma. Quindi metterli in pratica dal momento in cui ho dovuto cominciare una preparazione non è stato così complesso, in quanto già ero abituata, però ovviamente ho scoperto il vero, vero, vero sacrificio che si prova in una preparazione, che è tanto, cioè soprattutto nel periodo di che noi atleti chiamiamo cut, sarebbe una fase di scarica per poter far uscire tutte le forme da poter mostrare, quello è quello più critico, riso, pollo, gallette e merluzzo sono protagonisti di tutto ciò. E questo è un po', diciamo, l'excursus mio. E ad oggi dico che sono contenta e fiera di questa strada che ho intrapreso e ci sto dedicando la vita, ma è tutta me stessa dedicata a questo. Ammetto di non fare una vita da ad oggi 24enne, non vado a ballare, non bevo i drink, non mangio cibo grassoso, preferisco fare una passeggiata easy, tornare a casa perché devo riposare o magari preferire del pollo anziché una cena super calorica, ma mi va bene così, sono contenta. Perfetto, quindi quando uno fa qualcosa che piace va sempre bene. Senti, dicevamo, tu tra le altre cose sei anche studentessa universitaria. Esatto. Di scienze motorie. Sì. Quindi diciamo così, vivi questo mondo dello sport a tutto tondo, sia da un punto di vista accademico che da un punto di vista poi pratico. Esatto. Questa gara si è svolta, lo dicevamo prima, in Veneto. Sì. Dove hai vinto questa bella medaglia che hai al collo. Raccontaci un pochino rispetto alla presenza femminile, no? Diciamo prima, questo sport è considerato uno sport per uomini fondamentalmente, anche se tu mi dicevi prima la tua competizione, vediamo anche delle foto alle nostre spalle, non è basata sull'alzata dei pesi, bensì sulle, diciamo, forme fisiche, quindi sull'aspetto estetico. Esatto. Come ti trovi in un mondo quasi interamente dominato da uomini?
Allora, il fatto che sia un mondo dominato da uomini forse lo era un tempo. Diciamo che è nato il bodybuilding sotto il nome di cultura fisica ed erano principalmente gli uomini proprio perché l'intento era l'alzata dei pesi a chi era più forte, a chi alzava di più, a chi si uccideva di più, tra virgolette. Con il tempo diciamo che si è evoluto un po' questo termine di cultura fisica fino ad arrivare all'odierno bodybuilding. E ad oggi prevede che sia uomini che donne alla pari lo pratichino allo stesso modo, insomma. Quindi in realtà in queste competizioni talvolta ci sono più donne che uomini, proprio perché sta cambiando questo mondo ed è quello che a me piacerebbe far conoscere a tante ragazze, perché molte ancora hanno la mentalità nel dire la donna che si allena fa le cosce grosse, sembra un uomo, tratti mascolini, ma in realtà, come potete ben vedere, perché da almeno io non mostro tratti mascolini, anzi, ti migliora solamente la salute, le forme, l'autostima. E non è nulla di tutto quello che si crede, quindi tutti questi stereotipi penso che tra una decina d'anni andranno a finire, perché l'evoluzione ci sta portando a cambiare mentalità, poi pian piano lo capiremo. E sì, sono una studentessa, ti rispondo alla domanda di prima. E questo sempre perché ho sempre amato lo sport in generale, il muovermi. Ho iniziato col fare danza proprio perché non ero proiettata nel fare bodybuilding, in quanto mio padre me l'ha sempre privato essendo piccola, cioè non potevo assolutamente per questioni di salute, e quindi andavo a danza, l'ho fatta per 8 anni, ho fatto concorsi e questo mi ha aiutato tantissimo. Infatti anche nello studiare il posing per andare sul palco, l'insegnante mi ha ben detto che la mia, diciamo, postura. La mia postura, esatto, i miei modi di muovermi, di stare sul palco, perché ci sono già stata appunto, sono migliori rispetto ad altri, perché in effetti c'è una base diversa da coloro che non l'hanno mai fatto, che magari sono un po' più piantonate lì, hanno più vergogna. Io l'idea del palco l'ho vissuta, non so neanche, sono volte incontabili in cui l'ho vissuta, tra feste di paese, concorsi, saggi, quindi ci sono già stata. E sì, è molto meglio, cioè di solito chi ha una base di danza molto meglio sul palco. Nulla, ad oggi sono ancora studentessa e sono felice di aver intrapreso questo percorso. Un giorno il mio sogno è diventare insegnante delle scienze motorie, con la realizzazione che ho in mente io, è quella di stabilire un'educazione fisica diversa da quella che c'è ad oggi nelle scuole. Mi piace promuovere il vero movimento, quello che non c'è, cioè ad oggi educazione fisica è ancora purtroppo la capriola o la corsetta o il po' di stretching. Invece non è così, perché se il ragazzino viene ben istruito su quello che è il movimento e sul benessere che dà al corpo, un giorno sicuramente intraprenderà una strada sportiva di qualsiasi genere, che sia nuoto, pallavolo, basket, bodybuilding o altro, però almeno è improntato sul fare sport e non nel mangiare o stare a tavola, vita sedentaria, preferire il cellulare. Quindi sarebbe opportuno avere persone che promuovono lo sport in questo senso, quindi mi piacerebbe tantissimo. Bene, e ovviamente tra gli sport citati, visto che la politica o alcuni bracci della politica hanno messo al bando il calcio balilla, noi sappiamo, sì, c'è stato questo provvedimento assurdo da far ridere i polli. E allora, amici, niente calcio balilla quest'estate sui lidi, perché c'è qualcuno che lo ha equiparato ai videopoker, attenzione. Sì. Vabbè. Allora, torniamo un pochino alla gara. Sì. Questa gara, quante partecipanti eravate e quindi
perché hanno scelto te e tra quante concorrenti, tra quante partecipanti? Ok, allora in questa gara eravamo tantissime, eravamo in 12 e quindi è stata una bella sfida. In realtà mi è venuto un po' di panico, devo ammetterlo, nel pre-gara, perché poi queste gare sono appunto stabilite con un backstage e un palco. Nel backstage conosci un po' tutto il mondo che si andrà ad esibire sul palco e vedi un po' le tue sfidanti. La cosa importante che mi ha sempre suggerito il mio preparatore, colui che devo ringraziare tantissimo, era non farmi prendere dal panico, cioè devi andare lì, essere sicura di te stessa, tutto quello che hai imparato, tutto quello che sei fondamentalmente, perché devi mostrare quello che sei in quel momento, vai lì, mostralo e senza farti prendere dal panico. In effetti ha funzionato, forse anche un po' il mio carattere, non mi faccio molti problemi nell'espormi o nel dimostrare le mie capacità, perché sono molto sicura di me stessa, fortunatamente la vita mi ha insegnato a essere questo, e quindi poche volte mi tendo a mettermi in secondo piano, anche se in quel momento vedo dei livelli più alti dei miei, però questo molte volte aiuta l'essere sicuri, perché si evince proprio dallo sguardo, cioè in effetti molte volte la persona competente lo capisce proprio dal come ti poni. Anche se fisicamente non hai tante competenze quanto un'altra che lo fa magari da 10 anni, però magari questo aiuta, in effetti ha aiutato. Senti, e vogliamo citarlo questo tuo preparatore? Esatto, sì, con tanta gioia lo cito, lui è Antonio Di Somma. Ci siamo conosciuti un anno fa, così per caso, dai social ci siamo conosciuti così. È nata subito una forte amicizia e poi ci siamo ritrovati a Milano perché io ho vissuto un anno lì e così lo decidemmo, era il mese di fine ottobre, inizio novembre, e dicemmo: ma perché non fare una gara in estate? Hai tutte le potenzialità. Io però non avevo mai pensato di poterla fare, sì, mi sono sempre allenata, però mio padre era un po' contro, perché appunto perché lui l'ha fatto tanti tanti anni, sa che questo è un mondo che ha lati positivi ma tanti lati negativi, dovuti a raccomandazioni, a persone che magari non rispettano le regole che bisognerebbero rispettare in una competizione. Quindi lui mi ha sempre detto: allenati per te, fallo per te, ma non lo fare per gli altri. E quindi non ha mai voluto, io però lo volevo fortemente, spinta da una passione che ho dentro, cioè non posso spiegarla, e Antonio mi ha aiutata tantissimo, cioè mi ha cambiata, mi ha stravolta non solo il corpo, perché davvero lo dico, io sono diventata un'altra persona, sicura di me stessa, un'autostima a 1000, e mi sento ad oggi una vera donna nonostante l'età piccola che ho. Però ho saputo affrontare una vita a Milano da sola, ho vissuto da sola, ho gestito tutto e ho avuto tante mie soddisfazioni, quindi ad oggi sono fiera e contenta di averlo conosciuto e che questo percorso continui sempre al massimo come stiamo andando, perché sono davvero soddisfatta. Senti, tu hai citato spesso il papà, la mamma che ne pensa? Allora, la mamma è sempre stata un po' contraria, nel senso ha sempre assecondato le scelte di mio padre, facciamo un po' un riepilogo all'indietro. Da quello che io mi ricordo di quando eravamo piccole, mia mamma ha sempre accompagnato mio padre in queste sue scelte, nonostante a volte anche a livello familiare erano un po' fastidiose, in quanto comunque lui aveva la sua alimentazione, i suoi giorni di allenamento, anche weekend, quindi molte volte ci impediva di fare delle cose proprio perché in primis c'era lui con la sua forte passione. Ad oggi lo capisco perché sono la prima a farlo, mi spiace per mamma che l'ha vissuto e lo sta rivivendo tutto questo, perché siamo persone a parte, noi abbiamo uno stile di vita che non è uguale agli altri, dobbiamo essere sopportati e lo capisco, e purtroppo, non purtroppo, è così, le persone che fanno una vita normale
poco comprendono, cioè se non lo vivi non si può spiegare tutto. Forse mia mamma lo sa spiegare meglio di me, vista da lo vede dall'esterno, però devo dire che mamma è di grande aiuto, è stato il mio primo pilastro nel sostenere questa vita. L'ha vissuta con me a distanza, perché io ho cominciato quando già ero fuori, ero a Milano, però mi ha sostenuta tantissimo, tutte i miei malumori, i miei giorni di fame, i miei giorni di stress, grazie alle sue chiamate di ore ed ore è riuscita a tenermi sotto controllo. Mi mandava addirittura albume d'uovo, pollo da lontano, proprio per sostenere le mie alimentazioni costose che purtroppo dobbiamo affrontare. Quindi di grande aiuto. Senti, allora, questo mo' diciamo il percorso, anche un po' il passato. Il futuro, hai gare in programma da qui alla fine dell'anno, diciamo? Allora, sì, ho una gara breve, insomma. Non dico quando perché sono scaramantica. Quindi sì, a breve, in estate comunque, questo periodo estivo. Poi di solito ci sono le gare nel periodo invernale, però io e il mio preparatore abbiamo deciso di non farle quelle, ma piuttosto di fare una buonissima preparazione per poter arrivare a giugno l'anno prossimo con una condizione almeno del 70% in più migliore di quella che è adesso. Quindi ci sarà tanto da migliorare, perché in questo sport, dico, non c'è mai fine al miglioramento, mai, non si arriva mai ad un punto che dice ok, ho fatto tutto, il mio corpo è perfetto. No, c'è sempre un'imperfezione che bisogna migliorare. Ecco perché è bello, perché ti stimola sempre. Ogni volta che sei in sala pesi e ti alleni, vedi sempre qualcosa di diverso, vedi sempre qualcosa di bello, e quindi è una soddisfazione proprio personale. Quindi mi impegnerò da fine agosto, perché poi prenderò una pausa, che non significa mangiare male, però mangiare un po' in più rispetto ad adesso e un po' più di cibi, e poi da fine agosto ripartirò a bomba tra studio, lavoro e allenamenti. Bene, 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 bene. Allora, quindi Noemi non appartiene, diciamo così, a quella comunità di giovani sedentari, stravaccati sul divano, fortunatamente no, amanti dei social, amanti delle brioche, dell'alimentazione zuccherosa e quant'altro. Allora, domanda banale: che consiglio ti senti di dare a chi vuole intraprendere in particolare questo tipo di disciplina sportiva, ma in generale un po' tutti gli sport? Allora, il mio consiglio in generale è che il movimento è alla base della vita, quindi qualsiasi esso sia è fondamentale, e lo dico perché davvero lo è, per tutti, di qualsiasi genere, qualsiasi tipo di persona deve fare movimento. Quindi io sono la prima a non imporre nulla. Una ragazza che magari mi chiede vuoi seguirmi, io dico sei convinta, perché altrimenti fai altro, l'importante è che tu ti muovi, perché i nostri organi, il nostro corpo ha bisogno che il corpo si muova e che non sia sedentario. Un corpo sedentario significa danneggiarlo, significa volergli male, perché poi alla vita sedentaria ovviamente non si riesce ad avere uno stile alimentare sano, ma è normale, va in concomitanza con il fatto di mangiare male. Ma il mangiare male per me è anche mangiare due volte al giorno, ma mangiare tutto quello che si ha in casa, perché purtroppo le persone, tante, non sanno proprio come mangiare, quando mangiare, cosa mangiare. Quindi è proprio questo che bisognerebbe capire, il fatto che non è una restrizione il mangiare male o il muoversi, anzi è il migliorare la vita, il cuore, le ossa, gli organi, tutto migliora, e soprattutto l'estetica, cioè non dico soprattutto, però avere una buona estetica significa avere autostima, significa piacersi, significa non sentirsi inferiore agli altri. E ad oggi il tasso di problematiche mentali che ci sono nei ragazzi
è cresciuto di gran lunga, questo perché? Perché i ragazzi non hanno più autostima, non sanno più autovalutarsi, si credono sempre inferiori rispetto agli altri, invece no. Per me la vita io la sto costruendo per portare al massimo me stessa, proprio perché nessuno mi deve far paura e nessuno mi deve far sentire inferiore. Quindi vi consiglio vivamente anche una camminata di mezz'ora al giorno. Questo potrà aiutarvi a capire cosa significa aumentare le proprie prestazioni, perché pian piano mezz'ora diventa un'ora, un'ora diventa un'ora e mezza, da un'ora e mezza si vuole andare in palestra o si vuole andare a fare piscina e il tutto poi migliorerà. Quindi ve lo auguro. Benissimo, allora noi siamo quasi, diciamo così, alla fase conclusiva del nostro speciale. Ovviamente lo diciamo, io e Noemi poi in separata sede ci sfideremo a braccio di ferro. Va bene. Non so con quale esito, perché diciamo qualche anno in più faccio anche io sport, ma non ai suoi livelli. Allora Noemi, per concludere, l'estate è ormai alle porte. Sì. Tu hai detto che ti concederai soltanto un po' di relax sì. psicoalimentare, esatto. diciamo, nella sì. fase finale per poi riprendere. Esatto. La prova costume incombe. Sì. Ti senti pronta? Ah, oddio, quest'anno ti posso dire un sì proprio... Convinta davvero, sì, sono molto molto sicura quest'anno della mia condizione fisica, quindi sì, assolutamente, cosa che gli altri anni non lo era, proprio perché mi allenavo da sola, quindi magari c'era qualcosa che non mi piaceva ancora. Quest'anno posso dire che mi piaccio davvero e quindi sì, e auguro a tutti di piacersi sempre, ma senza guardare gli altri, non guardate l'atleta o non guardate magari chi è meglio di voi, voi siete migliori di tutti e di tutto, però fate sempre di tutto per migliorarvi, l'abbiamo detto prima e ve lo auguro. Va bene, allora il messaggio sinteticamente è questo: sport, movimento e sana alimentazione. Esatto. Quindi cogliamo questo messaggio, soprattutto, ma non solo, i più giovani, in modo da affrontare anche meglio la vita, gli anni che passano e quant'altro. Ancora complimenti e grazie a Noemi Marino, campionessa internazionale UABBA Bikini Juniores. Ok, cari amici, alla prossima.